Dottore, era già stata una serata come questa? Dunque, una serata così no, nel senso che è stata una piacevolissima sorpresa vedere un'organizzazione di questo tipo e tutte queste persone che credo in un ambito solidale vogliono essere di supporto a tutto quello che si fa per cercare di sostenere la nostra sanità, quindi complimenti a tutti davvero. Ci sono sempre dei progressi nella medicina, nel suo campo? Sì, in ematologia in particolare credo che l'arrivo di dei nuovi farmaci sia veramente una costante di grandissimo valore e noi siamo entusiasti di tutto quello che sta succedendo in ematologia, dei progressi che abbiamo e dei risultati che stiamo conseguendo. Questa sera ci è riunita tutta la Val Gravelia. Meraviglioso, e lo scopo è ancora più importante, c'è un bel gruppo di persone, ci mettiamo il cuore e poi l'obiettivo è quello di aiutare il comitato di assistenza dei malati. Credo che sia una cosa che andrebbe fatta in tutti i paesi, darebbe anche una spinta ulteriore per tutto quanto c'è di necessità per la sanità nel nostro comprensorio. Abbiamo fatto i testaiò. Certo, abbiamo fatto il piatto più povero e più buono della Val Gravelia, un piatto contadino, semplice ma buonissimo. Tra l'altro proprio come vanno fatti. Come la tradizione nei testetti, nelle formine di terracotta che fanno qua i scioli e cotti nella fiamma, scaldati, poi messi uno sopra l'altro, fatto la pila come diciamo noi, e aspettiamo che cuociano tutto lì. Quanto ci devono stare dentro al testo? Il testo deve essere rosso, poi ritorna bianco, e poi dipende dal calore, da quanto li lasciamo lì, una decina, 5-6 minuti, poi un minuto o due si comincia già a vedere la cottura. Serena e Mirko, vi state divertendo aiutando? Sì, ci stiamo molto divertendo, è una bellissima serata, c'è tanta gente, sembrano apprezzare molto anche la cucina e niente, noi abbiamo voluto essere qui stasera per dare una mano perché è una serata di beneficenza, insomma era giusto dare un aiuto, ecco. Mirko? Anche per me, perché sapere di essere qua vuol dire sapere di aiutare le persone che stanno male e poter facilitare a loro la vita. E c'è stata una risposta della valle indescrivibile. Qui non si sa come ringraziare, come sdebitarsi, come fare i complimenti a queste persone perché hanno lavorato con un entusiasmo, si sono prodigati, si sono spesi in tutti i sensi, quindi viva la Val Gravelia!